Buongiorno amici, buongiorno amiche. Oggi ho deciso di fare un video di tardo pomeriggio perché dovete vedere la luce che fa questo dongle, vedete? Fa questa luce che vedete cambia leggermente con il passare del tempo. Sono dei LED che possono riprodurre varie colorazioni. Lui è un adattatore Android Auto Wireless CarPlay Wireless. Come vedete, sta riproducendo questa luce. Questa è la confezione. Ecco, adesso ha cambiato, vedete, ha cambiato colorazione, ma non è successo niente. Lui che a intervalli cambia la colorazione. Non ha pulsanti di sorta, ha una presa USB-C normale che può essere appunto inserita nella USB della vostra automobile. Però nel mio caso, ad esempio, lui qua non c'entrava perché lui, vedete, è abbastanza lungo, a forma di L, diciamo, e inserirlo qui non era comodissimo, quindi ho dovuto utilizzare l'adattatore. Ma probabilmente nella vostra automobile potrete inserirlo senza necessità dell'adattatore. Chiaramente la vostra autoradio deve avere una USB normale. Se invece ha una USB-C, dovete utilizzare uno degli adattatori in confezione. Quindi se avete solo una USB-C dovete utilizzare l'adattatore. Se avete una USB normale potete infilarlo direttamente o se non c'entra utilizzare un cavo di prolunga che appunto permette di inserirlo. Questo è il brand. Chiaramente vi metterò in descrizione il link all'acquisto. In questo momento io sono connesso ad Android Auto Wireless con il mio Samsung avente Android 14, ma non utilizzo il cavo, ma appunto sono collegato via wireless grazie a questo dongle. È qualche giorno che lo provo, non ho avuto cadute di linea, è veloce nella connessione e nella disconnessione e nella connessione, anche gli aggiornamenti OTA. Quindi vi posso già anticipare che è un prodotto consigliato, anche perché lui funziona anche se avete un CarPlay, se avete un iPhone. Quindi se avete un iPhone vi potrete connettere via wireless alla vostra autoradio. Se avete un Android vi potete connettere via wireless alla vostra autoradio. Questo però a patto che la vostra autoradio abbia la predisposizione rispettivamente ad Android Auto Wireless oppure a CarPlay via wireless. Se la vostra autoradio non ha questa predisposizione, questo dongle non lo potete utilizzare. Come vi dicevo, agli aggiornamenti OTA, anche se io non ne ho trovati perché aveva un firmware recente, mi pare di settembre. Che cosa dire? Ormai questi dongle si sono un po' tutti perfezionati, funzionano tutti bene, quasi tutti. Se non funzionano bene, io ve lo dico. Lui funziona bene, potete acquistarlo tranquillamente. Se vi piace questo gioco di luci, è sicuramente un plus che non hanno altri dongle. Quindi lui sostanzialmente fa una funzione che fanno in molti altri, quella di rendere Android Auto wireless. Lui in più ha questa lucina gradevole, funziona bene, quindi lo potete sicuramente tenere in considerazione. Ad esempio, ai miei figli piace molto avere questa lucina in auto, a me sinceramente non tanto, ma io sono un po' più classico. È piccolo, è lucido. E vedete, anche se io in questo momento sto muovendo il cavo, lui non ha perso la connessione. Altri dongle invece, se toccate il cavo o li spostate, perdono la connessione. Lui no. Quindi significa che ha dei buoni materiali anche il cavo, anche l'adattatore. Allora, adesso ho tolto il volume, vediamo un po'. Ecco qua.
Quindi non mi dilungo, perché tanto questi dongle sono un po' tutti uguali. Adesso funzionano tutti abbastanza bene. Lui in più ha appunto la possibilità di utilizzare, la possibilità di abbellirsi con questi LED, come vi dicevo, Android Auto e CarPlay via wireless, entrambe le funzioni. Quindi non c'è molto da aggiungere. Adesso, se vogliamo fare un altro minuto di riflessione, se invece voi in automobile volete YouTube in movimento o volete Netflix in movimento, non è questo il tipo di prodotto che fa per voi. In quel caso dovete andare in dei box Android, i quali hanno la possibilità di installare applicazioni, alcuni hanno anche un Play Store, ma sono diverse i prezzi e è anche un po' diverso il funzionamento, perché ad esempio con questi box io qui non vedo più le copertine Spotify, mi dice è connesso un CarPlay. E in questo caso quindi a me scoccia perdere qui la possibilità di vedere le copertine Spotify e anche di gestire le chiamate, perché io con questo dongle posso gestire le chiamate direttamente dal volante, mentre con i box Android le chiamate le devo gestire dal launcher del box, non posso utilizzare quello dell'automobile. Quindi sono delle scelte. Se volete una soluzione basica, semplice, utilizzate questo box, questo dongle, oppure dongle come questo che abbiamo recensito sul canale. Se invece avete necessità di vedere YouTube in movimento, riprodurre file video, oppure installare applicazioni tipo Netflix o anche videogiochi, allora dovete andare su dei box Android, ce ne sono di belli, li abbiamo recensiti sul canale e vi invito a vederli. Sono delle scelte, va a gusti. Quindi direi che per adesso, per oggi abbiamo visto tutto. Vi metterò in descrizione il link all'acquisto e se avete delle domande fatele pure nel box dei commenti. Ciao a tutti.